Io credo che in questa fase sia necessario non creare delle profezie che si autoavverano, non essere, tra virgolette, catastrofisti, perché questo può indurre a in qualche modo bloccare completamente il consumo o a limitarlo enormemente, oltre quello che la crisi indurrebbe a fare, e questo evidentemente poi crea una catastrofe come conseguenza. Ecco, come questo profezia. Questo vuol dire che se io, lei l'ha chiamato consumo virtuoso, no? Noi possiamo introdurre il tema della sobrietà, per esempio, che vuol dire che se io evito in questo momento di comprarmi il secondo soprabito, non sostengo un'ipotesi di sviluppo oppure sono catastrofista, io penso o che la sobrietà abbiamo, è comunque un valore, una virtù che io possa vivere regolarmente. La sobrietà è sempre comunque uno stile di vita, questo è apprezzabile. Apprezzabile. Ha dei risultati riflessi sul PIL. Problema, no? Il problema è che non bisogna in qualche modo esagerare, tenendo conto che noi in Italia abbiamo alcuni deficit storici, ma abbiamo anche alcuni vantaggi che in questa crisi possono in qualche modo favorire. Che a fronte di un debito pubblico, che è la nostra effettiva condanna in questo momento, noi abbiamo un risparmio privato estremamente sviluppato, forse il più sviluppato del mondo o uno dei più sviluppati del mondo. Questo vuol dire che le famiglie continuano a risparmiare e quindi consente allo Stato di pagarsi, di sostenere il debito pubblico? Questo vuol dire, non solo questo, ma vuol dire anche che c'è la possibilità, attingendo in momenti di crisi a questi risparmi, di non cambiare il proprio stile di vita e quindi di non diciamo tra virgolette avere un effetto negativo sull'economia complessiva del paese. C'è più possibilità da noi che altrove. E il terzo aspetto, no, devo tradurre questa cosa che lei ha detto, vuol dire che vado in banca, prendo i soldi che ho risparmiato e continuo a spendere come prima. Vuol dire ho che tradotto bene? Vivo di non proprio questo significa che se io ho in un periodo di crisi comunque le spalle coperte da un risparmio, dal risparmio, anche in un periodo di crisi posso spendere con un po' più di certezza anche non andando in banca.